Buongiorno carissimi amici, carissime amiche, benvenuti nel Salotto Letterario di Aletti Editore. Oggi abbiamo il grande onore di ospitare un poeta, ma è un giornalista, commendatore della Repubblica Italiana, una persona che ha lavorato molto anche per aiutare coloro che hanno difficoltà di avere, diciamo, soldi o qualcosa del genere. Il suo nome è Edoardo Commiotto, autore del libro Invisibili carezze, edito da Aletti Editore, collana Diamanti, prefazione di Alessandro Quasimodo. In queste pagine ci sei tu. Ti ritroverai. Perché? Edoardo Commiotto. Perché? Esprimono empaticamente il sentimento profondo che coinvolge tutti. Non ha età e sempre con differenze, non distingue sesso e nazionalità. È versatile, si esprime in mille maniere, forme e intensità diverse. In questi versi stimolanti si manifestano sguardi furtivi, piccole attenzioni, abbracci e carezze, ma anche l'avvincente sensualità e fisicità dell'unione e dell'intimità, poesie che distillano momenti di condivisione, desiderio di ricevere, d'offrirsi e anche di tensione e conflitto, ma l'amore, se ben utilizzato, è una medicina che cura tante ferite dell'anima, emozioni da vivere leggendole. Edoardo Commiotto, come ho anticipato, è un commendatore della Repubblica, anche ufficiale Cavaliere della Repubblica Italiana. Edoardo Commiotto è nato a Mel, Belluno, che è una zona bellissima, nel 1950. Poeta, scrittore, giornalista, commendatore al merito della Repubblica Italiana. Iscritto all'Ordine dei giornalisti del Veneto nel 1981. Ha collaborato con testate giornalistiche e radio TV private. È stato ed è direttore responsabile di vari periodici e riviste. Accademico del GISM, Gruppo Italiano Scrittori di Montaria. Ha contribuito alla nascita nel 1990 del Premio Letterario Nazionale Trichiana, Paese del Libro, e come segretario ne ha promosso l'affermazione sino alla 20ª edizione. Varie le pubblicazioni, premiato e segnalato in concorsi di poesia regionali e nazionali. Alcune sue liriche sono state musicate e premiate. Come vi ho detto prima, l'autore Edoardo Commiotto ha scritto un bel libro, il suo titolo Invisibili carezze, prefazione di Alessandro Quasimodo, edito da Aletti Editore, collana Diamanti. Ringraziamo anche il regista, il grande regista della casa editrice, Marco Santolomazza, che sta dietro le quinte, e ovviamente il presidente della casa editrice, Giuseppe Aletti. Parlando adesso della prefazione di Alessandro Quasimodo. La raccolta di Edoardo Commiotto tratta e approfondisce il tema dell'amore in tutte le sue sfumature, gioie, incomprensioni e riscoperta dell'altro. Il tempo non influisce sulla profondità di un sentimento che diventa autentico se evita stanchezza, noia e abitudine. Non svanisca nell'oblio dei tempi. Il rapimento che provo al tuo sguardo, mutamento dell'anima che trema alla paura di perderti. Amami, ma non per quello
che la ruga potrebbe cambiare. Amami anche quando nel nostro giardino il bocciolo diventerà rosa e può sfiorirà. Amami oltre la primavera e l'estate, perché è nell'autunno e nell'inverno che si godrà di più il calore del fuoco dell'amore. Sono versi bellissimi, tratti dal suo libro, del libro di Edoardo, dell'autore Edoardo, da parte di Alessandro. L'utilizzo dell'enjambement permette di soffermarci su parole chiave, rapimento, trema, fuoco, calore, che rima con amore. L'accoglienza della persona cara si associa al tepore di un cammino che favorisce dialogo e intimità. Le metafore dell'autunno e dell'inverno ricordano il rapido fluire del tempo, che però non deve spaventare, ma renderci consapevoli della precarietà dell'esistenza e indurci a valorizzare ogni momento vissuto. Potremmo pentirci di non aver dato un senso a tanti istanti sfuggiti in un nuovo silenzio. Adesso passiamo ovviamente la prefazione ancora prosegue, Alessandro con la sua prefazione, ma andiamo avanti a leggere qualche poesia del nostro autore. M'accecai quel giorno al tuo primo sguardo ed improvviso vidi nel buio la tua luce. Che bei versi, veramente. Perché c'è questa lotta tra la luce e l'ombra, tra la speranza, purtroppo anche il dolore, ma anche l'amore, però vince sempre l'amore. E questo corona il testo del nostro autore. Non svanisca nell'oblio del tempo il rapimento che provo al tuo sguardo, mutamento dell'anima che trema alla paura di perderti. Questo è un amore sincero. Un cuore che dialoga con un altro cuore, non ci sono mezzi termini, non bisogna neanche commentare, secondo me, perché qui vince l'amore in piena regola. Soffia prepotente il desiderio in questa notte pregna dei profumi del bosco e sorpresa ci coglie la luna, avvolta nel letto dei nostri sospiri. Qui c'è il legame tra l'autore e la natura. La natura è sovrana nel cuore del poeta. E lui viaggia e ovviamente scrive versi, ma in realtà trasmette nei suoi versi i colori della natura, della madre natura. S'avverte dalla finestra socchiusa l'eco dei passi felpati dell'alba e il fruscio del giorno che viene bisbigliando i nostri nomi. Anche questo vuol dire l'alba che sta arrivando, poi il fruscio del giorno, è bellissimo, che viene bisbigliando i nostri nomi. I nomi dei due innamorati, suppongo, sicuramente, non è vero, Edoardo? Sì, Sì, certamente. comandatore, due innamorati qua, perché bisbigliando i nostri nomi. Qui giunge l'aurora sussurrando, filtrando dalla fessura dell'imposta, bussando piano con nocche di luce, illuminando il tuo volto. Sempre c'è questo legame tra l'amore e la natura nei suoi versi. È un legame, si può dire, d'amore, ma anche un legame di un vero artista, perché è un artista che utilizza questi colori della natura ogni tanto per esprimere anche i suoi sentimenti tramite questi colori, tramite le sfumature dell'autunno, dell'inverno, dell'estate, ma anche della primavera. Nel letto ti rigiri con i capelli arruffati, si sono impigliati i sogni. E i versi sono brevi, veramente, perché mi sembrano come l'haiku, più o meno, però in realtà dicono tutto, perché io preferisco questa poesia che dice tutto in pochi versi, non leggere una poesia che a volte veramente fa fatica uno a finirla. Versi ben fatti, veramente. Ora passiamo alle solite domande. Ecco, potrebbe parlarci di lei? Chi è lei, gentilissimo autore?
un po' della sua vita. Ecco, noi siamo curiosi, eccoci. parlare di se stessi non è mai facile, nel senso che, beh, prima di tutto Zero. grazie per l'accoglienza in questo salotto, soprattutto per la presenza del professor Avez Haidar, che ha una Grazie. sensibilità notevole, mi ha fatto anche una presentazione sopra le righe, probabilmente di quello che mi merito. Merito, merito. Chi sono? Sono una persona che ama la natura, che ama l'ambiente in cui vive, che cerca di contribuire nell'ambito del sociale, dando il proprio contributo, ovviamente sapendo quello che riesce a fare dalle associazioni culturali piuttosto che quelle di volontariato. Cerco di apportare il mio, ho fatto anche delle esperienze amministrative ai vari livelli locali. Cercando anche lì di apportare delle idee, apportare un qualcosa che poteva essere d'aiuto e anche per risolvere i problemi concreti. Al di là della poesia c'è anche la necessità, me lo ricorda sempre mia moglie, che ha una mentalità ragionieristica, che bisogna poi anche scendere nel concreto. E se tutti noi nel nostro piccolo riusciamo a dare qualcosa, certamente la nostra società diventa migliore. Spesso ci soffermiamo sul fatto di dire: ma c'è il comune, c'è la provincia, la regione, lo Stato, l'Unione Europea che dovrebbe risolvere i problemi. Ma se nelle nostre piccole comunità non cominciamo ad essere noi il collante di quello che ci attorna, difficilmente anche gli enti superiori riusciranno a fare qualcosa. È uno spirito che dovrebbe essere trasmesso, insegnato in particolar modo nella scuola. Le famiglie, sappiamo, sono ultimamente fluide, sono spesso destrutturate, nel senso che è così. Uno degli elementi che certamente potrebbe apportare qualcosa, soprattutto stimolare i giovani a riscoprire il fatto di ritrovarsi al di là delle comunicazioni che al giorno d'oggi sono attraverso il cellulare, attraverso i media, attraverso i social, il fatto di ritrovarsi. Quando ci si ritrova si conoscono anche le problematiche che ha il vicino, che hanno delle persone, e quindi magari con un piccolo nostro sforzo possiamo dare quel piccolo aiuto, quantomeno un sostegno morale, a chi ne ha bisogno. Sono d'accordissimo, veramente, però della sua esperienza di giornalista non ha parlato, questo mi interessa saperlo, perché fare il giornalista non è una cosa semplice, non è un lavoro semplice, soprattutto in questi tempi duri, perché se c'è il social network, Facebook, che hanno rovinato la vita di tanti quotidiani famosi, tipo Corriere della Sera, che vendeva 4 milioni di copie al giorno, oggi è tutto ridotto purtroppo, quindi a scapito di questi giornalisti che veramente meritano chapeau a loro tutti quanti perché sono grandi, che lavorano tanto e per trasmettere l'informazione quella giusta, quella vera. E quindi lei appartiene ovviamente a quella classe di giornalismo, quello attento all'informazione giusta, a portare la verità. Poi ha trattato diversi argomenti della sua regione, sicuramente della sua città, Belluno, che la conosco benissimo, una bellissima città, florida città, si può dire. Può parlarci un po' del suo giornalismo, brevemente, della sua esperienza durante il suo cammino nel mondo anche della poesia, ma anche del giornalismo. Ecco. Ma lei ha avuto la fortuna di conoscere dei fari del giornalismo come Indro Montanelli ed altri, come avendo vissuto e lavorato in quel di Milano, Enzo Biagi, cioè sono persone che effettivamente hanno segnato la storia del giornalismo italiano. Io nel mio piccolo ho cercato di dare attraverso dalle riviste che anche tuttora dirigo, che sono di caratura magari locale, di vallata piuttosto che provinciale, ma anche a livello regionale, dando un taglio particolare. Io ho lavorato professionalmente all'interno di un'organizzazione agricola e ho approfondito questo tema. Faccio parte dell'associazione dei Interessante. giornalisti agricoli italiani.
larga Veneto, e attraverso questo ho cercato di avvicinare tutte le problematiche che ci sono, Certo. dalla cisgenetica piuttosto che le difficoltà che si incontrano nell'ambito della produzione, le concorrenze che sono di livello internazionale, gli scambi commerciali e così via. E attraverso questo si viene a contatto anche col mondo reale, con le necessità che hanno le aziende, che poi sono spesso le stesse. Il fatto che l'Italia si deve confrontare con un mondo che si è globalizzato, con situazioni critiche che emergono poi in situazioni particolari come il Covid, piuttosto che con le guerre che sono in corso. Attraverso l'attività giornalistica c'è la possibilità di poter dare dei segnali. Io cerco attraverso le interviste che ho anche la fortuna di fare con qualche ministro o sottosegretario, piuttosto che assessori regionali o presidenti di regione, di cercare di andare oltre la notizia per capire quello che queste istituzioni possono fare e come e dove trovare le risposte. E ovviamente anche a livello europeo l'agricoltura italiana si poggia sulla PAC, sulla politica agricola comunitaria, e quindi abbiamo fortunatamente dei fiorfiori di rappresentanti europarlamentari che ho il piacere di conoscere e di sentire periodicamente per sentire anche quella voce. L'attività giornalistica al giorno d'oggi si parla di intelligenza artificiale che con molta probabilità Sì, vero. sostituirà probabilmente un certo tipo di giornalismo. Lì torniamo sempre all'aspetto di fondo, no? Come un buon giornalista dovrebbe verificare più volte la notizia e arrivare fino alla fonte per capire se c'è la verità. Al giorno d'oggi è difficile riuscire a capire dove è la verità o dove è la realtà concreta che poi viene descritta attraverso i new media. È un mondo in continua evoluzione. Il giornalista. Io non ho la presunzione di essere un grande giornalista, ma certamente una persona attenta a quello che succede attorno. E vedo che se c'è la passione, ci si mette anche quel qualcosa di personale, si va oltre a quello che si sente, si cerca di effettivamente di andare al nocciolo della questione e di essere, da un lato in formazione, anche se in definitiva noi non abbiamo un giornalismo anglosassone. In senso stretto, dove un po' tutti cerchiamo, anche non volendo, di essere opinionisti, ma il fatto di andare a fornire degli strumenti di conoscenza. Io sto cercando nel mio piccolo di fare questo. Bellissimo, quello che fa, sono molto contento perché è un lavoro importante per tutta la sua zona, anche per l'agricoltura italiana soprattutto. Grazie mille, veramente, chapeau per il suo lavoro, veramente. Vorrei fare una domanda, ci sono tematiche ricorrenti o per lei fondamentali che tratta nel suo libro? Su Invisibili questo, carezze, il titolo del libro, ricordiamo. sì, in definitiva è una raccolta di poesie d'amore. Viene dopo un'altra raccolta che avevo fatto 10 anni fa, Parole d'amore di cielo e di terra. Di fatto era una raccolta che andava a toccare anche gli aspetti fisici del rapporto fra due amanti, quel tipo di mondo che ovviamente è anche un mondo dell'eros, che avevo fatto su stimolo di un mio amico scultore, che ha detto dai, facciamo qualcosa assieme. E da lì poi, anche in un tempo limitato, abbiamo avuto la fortuna anche di avere un bravissimo editore, che cito Kellerman, che è riuscito a dare anche un taglio anche grafico molto bello. Purtroppo adesso l'edizione è andata esaurita, nonostante il prezzo che aveva, era un prezzo anche interessante, e per la cosa che mi ha Bisogna preso di più pubblicarla, un'altra volta, secondo me, sì. è che io cerco sempre di guardare oltre, cioè l'aspetto creativo per me è un elemento Ecco. di vita, e quindi quello che è stato fatto mi piace molto. Ogni tanto così lo guardo e dico: beh, ma guarda tu, ma quello che mi stimola è il dopo, il domani, è il trovare ancora qualcosa, delle motivazioni anche per sentirsi vivo, per cercare Certo. di
di apportare qualcosa. La cosa che mi aveva stupito di questo libro, dove pensavo che anche per il taglio che era stato dato, che fosse più gradito alla parte maschile, e invece con molta gioia ho scoperto che era graditissimo anche dalle ragazze, dalle donne. E questo mi ha Certo. detto, no, guarda, anche non volendo sono riuscito probabilmente a comunicare quel bello che è l'amore, che ovviamente si esprime attraverso vari canali, è come la musica di un organo che in definitiva all'interno ha un'orchestra intera. Bello. Bella questa immagine, veramente molto bella. Chi sono i suoi autori preferiti? Oddio, autori ce ne sono tantissimi, quindi è difficile, È perché vero. ognuno di loro ha un suo taglio, ha una sua sensibilità, una sua maniera di vedere la vita. In definitiva, leggo un po' di tutto, poi a seconda poi anche del periodo, ognuno di noi ha dei momenti in cui si trova più vicino a una certa maniera di espressione. Una certa maniera di sentire, quindi faccio effettivamente fatica a citare degli autori che sono di una gradatoria, in una scaletta ideale, preferibili ad altri, dipende dal periodo, insomma. Nel periodo giovanile mi aveva colpito, per esempio, Prévert per le sue poesie d'amore, Sì, famoso, sì. ma Ada Merini, cioè nel senso che ci sono varie forme espressive che poi ti danno anche quel piacere di dire: ma guarda, che bello, ma come ci sono riusciti? Il fatto di vedere in alcuni poeti la capacità di andare quell'oltre, no? Che spesso la parola non riesce a trattenere, però ti dà lo stimolo di Certo. guardare, di come aprire una porta, una finestra e guardare fuori, no? E vedere, ma porco, che tanto bello è il verso, una sonorità magari che è raccolta. Quindi non riuscirei in definitiva a dare una classifica o un qualcosa. Quando capita, riesco anche ad andare a vedere anche qualche presentazione di altri, che è così, e mi accorgo che anche da persone anche poco conosciute c'è sempre qualcosa di bello da cogliere. Beh, bravo, bravo. Questa è una bella risposta, veramente. È l'umiltà importante nella cultura, l'umiltà importantissima, bravissimo veramente. Carissimi amici, carissime amiche, abbiamo il piacere di concludere questa puntata con il nostro autore Edoardo Commiotto, autore del libro Invisibili, Carezze, edito da Aletti Editore, collana Diamanti. Adesso diamo la parola al nostro ospite, prego. Siamo all'inizio dell'anno, quindi vorrei lasciare un augurio che quest'anno sia un anno di pace, di fraternità fra i popoli. Ne abbiamo tutti bisogno. Noi abbiamo varie possibilità di poter contribuire con questo, anche nelle piccole cose. Cerchiamo di essere d'aiuto a chi ne ha bisogno. Qual è il suo rapporto con la scrittura? Qual è il suo rapporto con la scrittura? Ma per me è come il pane, di fatto è un bisogno che nasce dal mio intimo. Non riesco a distogliermi. Ci possono essere dei momenti in cui scrivo meno, altri sono effettivamente portato a farlo. Mi viene naturale. È ovvio che quando mi siedo alla scrivania per un articolo, lì è una forma di scrittura diversa, dove c'è molto raziocinio, ci deve essere molta precisione, ci deve essere il controllo dei dati, e lì entra di fatto la professionalità in quello che si scrive. Diverso è Certamente. quando ci si approccia
a scrivere un piccolo racconto, in particolar modo la poesia. La poesia viaggia su livelli diversi, anzi li comprende un po' tutti, perché da un lato c'è anche una parte razionale, ma c'è anche poi la fantasia, c'è quello stimolo che poi arriva. Io sono anche disordinato, quindi alle volte mi perdo anche le cose che scrivo. Alcuni versi sono ormai perduti perché non so più dove li ho messi, li ho persi, ma è così. Non a caso alle volte anche il pubblicare mi serve in definitiva per metterli un attimo in riga, in ordine. L'approccio con la scrittura per me è una cosa molto bella, anzi invito tutti a farlo. Anche un semplice diario può aiutare ad esprimere i sentimenti, magari essere d'aiuto anche in momenti di difficoltà. Con queste belle parole, carissimi amici, carissime amiche, noi concludiamo la nostra puntata con l'autore Edoardo Commiotto, autore del libro Invisibili Carezze, e vi auguriamo un anno felice, nuovo, sereno, prospero, ricco di salute. Alla prossima puntata, arrivederci.